Buonasera, bentornati alla nostra ultima puntata di Municipio X per questa stagione. Avremo però ancora una puntata martedì prossimo del nostro speciale Municipio X alla seconda per il confronto tra i consiglieri dei nostri municipi. Oggi abbiamo un ospite che non è nuovo, avete già conosciuto, con il quale avremo modo di approfondire tematiche di cui già in qualche modo vi ha un po' parlato. Guardiamo però insieme il sommario della puntata. Oggi abbiamo con noi Oscar Strano, consigliere del Municipio 4, che ci parlerà di immobili abbandonati, sicurezza urbana, rigenerazione dei quartieri popolari e luoghi di culto. Allora, gli diamo il benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi, così abbiamo modo di riprendere un po' le fila anche dal discorso trattato la scorsa volta, Municipio X alla seconda. Però adesso tu sei nuovo a questo tipo di presentazione, abbiamo un quiz preparato dalla nostra redazione appositamente per te, l'idea è di metterti in difficoltà. Ecco, benissimo. Quindi speriamo che appunto questo la colga in difficoltà, guardiamo la grafica insieme per rispondere alla seguente domanda. La Palazzina Liberty è stato il laboratorio di due artisti cui poi è stata intitolata, quali? A. Jannacci e Gaber, B. Vanoni e Tenco, C. Dario Fo e Franca Rame. Beh, ma questa è facile. La palazzina del mio municipio, bellissima, prestigiosa, a Dario Fo e Franca Rame. Vediamo se la risposta è esatta. Direi proprio di sì. Abbiamo giocato un po' sporco, non è stata così difficile quanto sperassimo. Però mettiamo un po' alla prova anche voi, così con le vostre conoscenze da casa andate a conoscere meglio il Municipio 4. Ecco, che la palazzina vale veramente la pena visitarla perché è un capolavoro del Liberty milanese. Assolutamente. E adesso direi che però è passato l'esame, in questo modo dobbiamo andare avanti e parliamo, ci occupiamo di immobili abbandonati. Lascio a lei la parola. Allora, grazie intanto per l'invito, grazie anche per aver riproposto degli argomenti che avevamo già trattato e che meritano un approfondimento ulteriore, perché una città grande come Milano, una città europea come Milano, ha al suo interno delle sacche di degrado, di abbandono, che non fanno bene all'immagine della città. Molte di queste sacche ruotano proprio attorno ad alcuni immobili, privati o pubblici, che sono stati negli anni dismessi, abbandonati, anche un po' trascurati. Ieri, ad esempio, c'è stata una dimostrazione a Palazzo Marino di alcuni residenti che lamentano 10 anni di abbandono di alcuni immobili pubblici. Nella fattispecie parlo della scuola di Via Zama, che è un'ex scuola elementare e dietro ha una scuola materna, quindi un asilo, che 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, circa 12 anni fa, era utilizzata come biblioteca, come archivio del comune. Oggi quella scuola invece ha dismesso le sue funzioni ed è completamente in abbandono. Oltre che però in abbandono, negli anni si sono creati degli insediamenti abusivi, cioè ci sono molte persone, molte delle quali irregolari, che hanno trovato lì dimora. Parliamo di una struttura molto grande, 3 piani, con il primo piano completamente invaso con degli appartamenti creati ad hoc. Ecco, il tema della sicurezza certamente c'entra, però vorrei parlare di qualcosa di diverso rispetto al solito argomento della sicurezza. Questi immobili sono di pregio, hanno un grande valore anche storico, ed è un peccato non avere una strategia da parte dell'amministrazione comunale di valorizzazione di questi spazi. Durante la pandemia abbiamo parlato degli spazi scolastici, della carenza degli spazi per gli studenti. Ecco, ci sono molte scuole di proprietà demaniale comunale che sono ancora in uno stato comunque recuperabile e che purtroppo vedono un disinteresse completo dell'amministrazione. Noi come municipio avevamo cercato di trovare una formula anche di reperimento delle risorse tramite manifestazioni di interesse, anche tramite il coinvolgimento delle parti locali, cioè imprenditori, associazioni, realtà, oratori, eccetera, eccetera. Avevamo trovato una cordata disposta a investire su quella scuola per fare delle attività ludiche, per creare degli asili aziendali, che anche quello è un grande tema in una città con grandi insediamenti di lavoro, insomma. Purtroppo questa nostra iniziativa, che aveva avuto un'adesione del quartiere, si è tramutata in un nulla di fatto, perché l'assessorato al bilancio ha pensato di vendere, cioè mettere all'asta quella scuola, che è in una situazione non proprio carina anche nel posizionamento, nel senso è vicino a un deposito AMS, è in una parte molto periferica e quindi non ha trovato attrattività da parte del privato.
Quello che noi stiamo cercando di dire come municipio e di spingere verso l'amministrazione comunale è che questi immobili devono tornare strategici nell'azione del comune, perché hanno un grande valore, oltre che economico, anche simbolico, e c'è bisogno di spazi pubblici e spazi di quartiere. Anche perché appunto quello che citavi prima, c'è cioè l'idea di una città che ha un grande impulso, la nostra città italiana più europea forse, spesso l'abbiamo sentito dire, il recupero degli spazi comunque ha vaste possibilità davanti. No? Assolutamente, assolutamente. C'è anche da considerare il fatto che Milano nella pandemia ha comunque mantenuto quell'attrattività verso gli studenti, comunque c'è bisogno di centri di formazione, comunque c'è bisogno di attirare i giovani. Questi immobili potrebbero trasformarsi in luoghi per attività dedicate ai giovani, per attività legate alla formazione e anche, perché no, studentati di cui ce n'è bisogno. Assolutamente, ed eventualmente, come dicevi prima, alla famiglia, cioè giovani genitori che possono portare i figli. Spazi di quartiere. Esatto, assolutamente. Adesso ci occupiamo ancora di sicurezza urbana, poi dopo abbiamo la nostra rubrica, così conosciamo sempre meglio la nostra città e i suoi spazi. Beh, questi argomenti sono strettamente correlati, nel senso che le sacche di fragilità di cui parlavo prima hanno al loro interno delle situazioni di pericolosità evidente, cioè le occupazioni di questi stabili porta persone diciamo di difficili definizione, diciamo così, verso questi quartieri, e i quartieri sono molto residenziali, nel senso che sono fortemente abitati, e la convivenza tra queste sacche di degrado e i cittadini sta evidentemente esplodendo. Ma non c'è solo il tema degli immobili abbandonati, c'è anche il tema proprio di una strategia di polizia locale che viene a mancare, ed è reso evidente, diciamo, dalla fine dell'emergenza proprio stretta, quindi dalla zona rossa dove i controlli erano serrati, quando abbiamo iniziato a riaprire e quindi consentire ai locali della Movida, ad esempio, e ai pubblici esercizi di riaprire le loro attività, abbiamo visto in maniera lapalissiana, voglio dire, evidente, che la polizia locale non è in grado di controllare il territorio, e talvolta le azioni dell'amministrazione comunale vanno nella direzione di chiedere ai privati, agli esercenti, ai locatari di investire loro in sicurezza, non riuscendo a garantire quelle che sono delle competenze proprie dell'amministrazione comunale. Facciamo un esempio pratico che tutti conoscono perché sui giornali c'è finito. I locali della Movida, Corso Garibaldi, Navigli, D'Arsena, ecco, quei locali sono certamente una vetrina, una cartolina, voglio dire, sono l'immagine della città, della Milano da bere, della Milano attiva. Chiedere ai commercianti maggiore responsabilità è certamente un'azione che il comune deve fare. Chiedere ai commercianti di rinunciare al proprio introito perché la polizia locale non è in grado di garantire i controlli è certamente una modalità, come dire, negativa nei confronti della libera impresa. Perché siamo in una fase difficile per tutti, chiedere ai locali di rinunciare dopo le 22 a un introito importante vuol dire minare ulteriormente una fase delicata di ripartenza economica. Assolutamente, anche perché in questi giorni l'abbiamo sentito parlare, l'hai menzionato tu, è un qualcosa di conoscenza pubblica ed estesa, anche in televisione se ne è parlato. Questo si ricollega quindi a quanto poi ci dicevi degli assembramenti, certo, no? Del certo, controllo certo. Degli spazi, è una dinamica che in questo biennio ormai, insomma 2020-2021, è diventata piuttosto comune e conosciuta. Certo, e serve un patto di responsabilità tra tutti. E i commercianti hanno dimostrato di essere responsabili. A Santa Giulia, cioè nel quartiere che sarà interessato dalle Olimpiadi, c'è una bellissima camminata, la promenade di Santa Giulia, dove ci sono vari locali. Alcuni di questi esercenti, in autonomia, hanno deciso di sospendere qualche tempo fa la somministrazione di alcolici e di bevande, addirittura nei pomeriggi. Perché? Perché la promenade era completamente invasa da notevole numero di ragazzi senza mascherina che continuavano a fare assembramenti. La polizia locale non ha mai garantito il presidio, le forze dell'ordine arrivano ma in numeri esigui, hanno deciso loro di sospendere la somministrazione di alcolici. Questo è certamente un atto coraggioso da parte dei commercianti, ma è una dimostrazione di fallimento dell'amministrazione comunale che non è in grado di garantire appunto del controllo laddove è necessario controllare, perché bisogna ripartire, le attività devono ripartire in sicurezza e anche garantire la sicurezza di tutti dal punto di vista sanitario. Creare assembramenti è un limite a questo, e purtroppo non c'è un coinvolgimento, non c'è un patto di responsabilità tra comune e esercenti.
E anzi, mi viene da dire che questa dinamica è ancora più complicata, perché spesso poi la dinamica è quella di parlare dei giovani che poi portano certo. assembramenti in difficoltà. Certo. Però in merito ci sono studiosi e psicologi che parlano proprio di questo, cioè del fatto che comunque imporre limitazioni laddove invece si potrebbe controllare diversamente per i giovani è un grosso rischio. Certo, parliamo certo, di certo. comunque fasce di età anche di adolescenti. Assolutamente spesso, sì. Che vanno seguiti, educati invece che piuttosto banditi e controllati in sono maniera d'accordo. Coatta. Adesso però sempre in tema forse anche di adolescenza, perché no? Parliamo di amore, amore nella città. Vi svegliamo la nostra top 5, guardiamo insieme la grafica, una top 5 che oggi vuole però capire quali sono i posti più insoliti da frequentare per innamorarsi a Milano. È una stagione di ripartenza, non solo perché siamo in una zona bianca, ma anche perché il bel tempo forse vi invoglia a conoscere nuove persone, nuovi spazi. Guardiamo alla posizione numero 5, i posti più insoliti da frequentare per innamorarsi a Milano, abbiamo le lavanderie automatiche. Queste sembrano funzionali perché permettono l'incontro, lo scambio, il chiacchiericcio, ma non solo, guardiamo la posizione numero 4, segue l'area cani per gli amanti degli animali. Questo è sicuramente un buon modo, uno stratagemma per conoscere persone dai gusti ai fini ai vostri. Però saliamo alla posizione numero 3, abbiamo i chiostri dell'università. Quale posto certo. migliore? Riviviamo l'università, riviviamo anche i compagni di studio. Ma alla posizione numero 2 abbiamo un posto nuovo, direi, l'hub vaccinale di Palazzo Scintille, anche perché molti finiscono proprio in quel palazzo, in quella zona. Si dice che sia troppo veloce forse per incontrarsi, però se ci riuscite fateci sapere come procede. Ma la posizione numero 1, e questo è decisamente il nostro preferito, abbiamo l'S lunga di Viale Papignano. Questa la conosceva lei? No, io frequento altri supermercati, però adesso che lo so... Speriamo che la mia fidanzata non mi senta, non andrò mai alle Salunghe di Viale Papignano. Svegliamovi anche perché è proprio conosciuto in realtà, è rinomato per essere il supermercato dei single, perché pare essere stato il primo tra gli Salunghe milanesi a creare le porzioni singole appunto, e quindi alle 18 ancora ad oggi ci si incontra al banco di frutta e verdura e ci si dovrebbe riconoscere tra single. Sto prendendo appunti di questo. Prendete appunti voi soprattutto da casa. Direi, beh, direi che l'area cani però è certamente la secondo me il luogo migliore. Io ho un cane da 4 mesi e devo dire che il modo di socializzare che si ha con i padroni di cani è fantastico. Anzi. E se fossi single utilizzerei il mio caro amico Ade, perché si chiama Ade il mio cucciolotto, per questo motivo. Però non sono single e quindi non posso farlo. Questo non lo fa, ma anzi un aiuto è che spesso tra padroni di cani si riconoscono i cani, poi dopo si conosce la persona, quindi sì. Perché no, mettetevi alla prova e fateci sapere, innamoratevi innamoratevi a Milano, però mi raccomando. Andiamo avanti perché abbiamo il nostro secondo blocco, ora ci occupiamo di rigenerazione dei quartieri popolari, lascio a te la parola. Sono tutti argomenti quelli che stiamo cercando di affrontare, che danno l'immagine di una città che ha capito che non si vive solo di grandi distretti. Cioè, Milano è ripartita negli anni grazie ad alcuni dei più grandi interventi di rigenerazione urbana che vanno da Garibaldi, appunto, Gaulenti, a Porta Nuova, insomma, quartieri che hanno dato proprio l'immagine di una città dinamica, in grado di attirare investimenti, in grado di... un tema che è sempre stato trascurato, cioè una Milano dei fragili, una Milano delle case popolari, la Milano che ha tanti residenti che vivono una situazione di precarietà economica, che però hanno bisogno delle stesse condizioni di dignità di chi abita nei quartieri centrali o nei grandi appunto distretti di rigenerazione. Questi grandi distretti di rigenerazione hanno avuto un impulso privato, giustamente, perché gli investimenti sono stati attirati. Oggi una città come Milano deve essere in grado di capire come poter attirare anche l'interesse privato su quartieri popolari. Ci sono degli esempi nelle città del nord molto positivi, penso all'Olanda, penso alla Scandinavia, dove appunto queste unità comunali gli sono state aggiunte delle funzioni private per attirare persone, quindi renderle mobili, dinamiche, non chiusi in se stesso, perché il rischio, quello che poi è conclamato in tante periferie di Milano, è creare dei ghetti, dei quartieri dormitorio dove le persone
con meno possibilità economiche si ritrovano tutte lì e lì fanno le loro attività. È un modo di chiudere. Ecco, noi abbiamo bisogno a Milano di aprire queste esperienze, abbiamo bisogno di costruire nuove case e a volte abbiamo bisogno anche di abbattere per ricostruire, perché ci sono delle situazioni in termini proprio edilizi, architettonici, di ormai irrecuperabili. Io penso ad esempio al quartiere Corvetto, penso al mio quartiere dove sono nato e cresciuto, che è Salomone, che adesso c'ha un interesse dal punto di vista del proprietario, cioè Haller, che sta investendo 7 milioni per riqualificare questi immobili. Ecco, io penso che oltre al tema della struttura, cioè proprio degli edifici funzionali, serva anche pensare di muovere le persone, perché a volte certe situazioni si incancreniscono proprio perché le persone sono sempre le stesse, si ha difficoltà a intervenire sull'abusivismo. Muovere. Milano deve muoversi anche nei quartieri popolari, bisogna ricostruire, bisogna abbattere, costruire di nuove case, bisogna smistare e poi bisogna tornare al concetto della casa popolare come servizio e non come bene. Bisogna anche lì essere molto consapevoli del fatto che non possiamo pensare alla casa popolare come un bene di proprietà esclusiva da ereditare. La casa è un servizio per chi ha delle difficoltà economiche, avere un canone di locazione a un livello più basso rispetto a quello del mercato, ma se le condizioni migliorano è anche pensabile che questi nuclei familiari escano, vadano in altri livelli, come edilizia concordata oppure edilizia libera. C'è tutta una strategia da ripensare e purtroppo vedo che si gioca a Milano su una disparità di trattamento, cioè tra gestori di case popolari, quelle che sono di Haller, cioè un ente privato che però risponde a Regione Lombardia, sono viste con un occhio diverso, mentre le case gestite da MM hanno un'attenzione particolare, anche perché MM è una società comunale. Questo è purtroppo un brutto modo di intendere le case popolari. Occorrerebbe pensare una grande città come Milano a un unico gestore che gestisca senza differenze, senza disparità, tutti gli inquilini di case popolari, anche perché faccio un esempio banalissimo. MM, le cui spese ricadono sulla fiscalità generale, sono un costo per tutti i milanesi, anche i milanesi che abitano nelle case di Haller, mentre Haller è un servizio esclusivo di chi abita nelle case popolari, quindi i costi per chi abita nelle case popolari tra tasse e balzelli vari sono doppi. Questa è una disparità che non è sostenibile. Haller paga l'IMU, ad esempio, MM no, perché è un bene comunale. Questi sono tutti concetti che dovrebbero essere nelle agende di tutti i partiti e di tutti coloro che si candidano alla guida di questa città, perché è un servizio che deve tornare a essere, in un momento di crisi come questa, dove i nuclei familiari si sono molto impoveriti, al centro delle politiche comunali. Anzi, prima parlavi di movimento, no? Di aprire, di apertura anziché chiusura. Domanda forse etica quasi. Non è forse, secondo te, un interesse proprio della città del domani favorire il movimento su tutti i piani? Cioè il movimento che significa anche cambiamento di quello che era prima, cioè portare tutti a migliorarsi, quindi non fossilizzarsi su quello che era la tradizione familiare, magari, esatto. No? Pensiamo anche all'università, esatto. Un esempio un po' più dinamico, anche un po' diverso, forse studenti che tutti possono arrivare a permettersela senza bisogno che la famiglia li possa sostenere. Esatto, sono molto d'accordo, cioè bisogna dare l'impressione che c'è altro, cioè non ci si deve fossilizzare su dove siamo nati, c'è un mondo e Milano è la più grande rappresentazione di questa, di questo scambio tra culture, tra la scala mobile, la scala sociale. È molto facile investire a Milano su questo, perché un giovane con scarse possibilità economiche può studiare. Ecco, aprire questi ghetti, perché parliamo proprio di ghetti, vuol dire dare possibilità ai giovani di vedere altro, di non fossilizzarsi solo su quello che succede, perché purtroppo tanti cadono in logiche non belle. Ecco, se si dà la possibilità di vedere un mondo diverso, anche questi quartieri avranno quell'apertura che è mancata fino ad oggi. Favorire il cambio di prospettive, insomma. E parlando di questo, di una città che è ricca di scambio culturale, rientra nella cultura quello che è un filone religioso, luoghi di culto, ne parliamo ora. Riprendiamo così un tema che l'altra volta purtroppo abbiamo dovuto stringere nei tempi del nostro certo. Speciale, ma che merita comunque di essere approfondito. Abbiamo tutto il tempo. Beh, Milano, come dicevamo, è una crocevia di popoli, di culture, di tradizioni e anche di religioni. L'Italia lo è, in tutto, voglio sì. Dire, sta in un...
in un punto geografico che è proprio al centro, no? Tra il Mediterraneo, l'Europa, e quindi è un paese, è una città che ha bisogno di dialogare con tutti. Il che però non vuol dire rinunciare a identificare gli interlocutori con cui si parla. Ci sono nell'ordinamento nazionale dei criteri molto chiari e anche molto liberi per selezionare chi ha un interesse proprio ecumenico, no? Cioè un interesse solo di natura religiosa. Quando però si interloquisce con l'Islam religione, bisogna essere consapevoli di una cosa, che l'Islam, a differenza della religione cattolica, non ha delle gerarchie, si rifà agli insegnamenti, alle processioni, alle professioni dell'imam, e ogni imam è affiliato a delle congregazioni. A Milano, purtroppo, col piano delle attrezzature religiose, che ha messo a bando delle aree per le aggregazioni, associazioni e le confederazioni religiose, con questo strumento si è data la possibilità a chi ha più denari, cioè più possibilità economiche per investire in luoghi di culto, anziché coinvolgere l'intera comunità religiosa, che è fatta anche di piccole realtà che hanno pari diritti in termini di culto e che purtroppo con questo strumento del bando vengono escluse. E spesso questi luoghi finiscono nelle mani di associazioni internazionali come Milligorus, che ha vinto il bando e ha regolarizzato la sua posizione in via Maderna, quindi sempre nel mio municipio, che a livello di comunità internazionale è attenzionata per derive integraliste. Milligorus è la voce di Erdogan, del presidente turco, che ha una linea integralista, bisogna dirlo con chiarezza, sui temi dei diritti delle donne, anche sui temi dell'interpretazione della religione, è molto integralista. Quell'associazione, Milligorus, è la voce ufficiale ed è affiliata alla Fratellanza Musulmana, che anche questa è una realtà molto attenzionata. Hamas è affiliata alla Fratellanza Musulmana, quindi ci sono delle deviazioni terroristiche, che non vuol dire che tutti gli aderenti ai Fratelli Musulmani siano dei terroristi, io non mi azzarderei mai a dire questo, semplicemente però bisogna essere attenti, consapevoli degli interlocutori che si scelgono e non essere esclusivi. Non si può dialogare come amministrazione comunale solo con una realtà, bisogna aprire, anche qui il tema dell'apertura. Solitamente sono concetti di sinistra questi, l'apertura, l'inclusività, e purtroppo però rischiano di diventare dei concetti alla merce di tutti. Bisogna essere consapevoli di questo. A Roma è stato scelto uno strumento diverso, un board, una manifestazione pubblica in cui si è detto chi è interessato. Anche le associazioni più piccole hanno aderito e poi sono state messe tutte insieme nella gestione condivisa dei luoghi di culto. A Milano bisognerebbe usare questo strumento e purtroppo questo strumento non è stato utilizzato. Io sono seriamente preoccupato per Milligorus a Milano. Milligorus a Strasburgo, ad esempio, il governo francese è intervenuto per interrompere la costruzione di una moschea proprio perché Milligorus non ha aderito al patto per l'Islam del governo francese. Ecco, queste risposte devono arrivare anche a Milano perché i residenti sono molto preoccupati, non per la convivenza, ma proprio per quello che viene detto all'interno di queste moschee. Non possiamo permetterci di dialogare con gli integralisti. Anzi, questa idea di apertura, che è stato un po' il filo conduttore della nostra chiacchierata di oggi, va al di là forse, no, della distinzione quella che è destra e sinistra, che storicamente ci appartiene, ma anzi è per il futuro della nostra città e del nostro paese. Assolutamente, è un concetto superato quello di inclusività alla mercé di una parte politica. Inclusività è un concetto che, io sono un liberale, cioè è alla base dello Stato di diritto, è alla base del liberalismo. Se dimentichiamo questi argomenti per dare l'impressione di essere dialoganti, ecco, rinunciamo a un principio fondamentale e etico, che è quello dell'inclusione. Mi sento di non aggiungere altro, anzi sottolineare quest'ultima frase perché è un buon punto di partenza per una riflessione. Grazie. Forse una professoressa la userei in questo caso per proporre un saggio agli studenti, che le riflessioni non sono mai abbastanza. Allora, ringrazio Oscar Strana per essere stato con noi. Ci vedremo prossimamente, mi auguro di rivederti anche poi a settembre, ottobre, quando ripartirà la nostra nuova stagione di Municipio X. Per chi ci ha seguito da casa, vi ricordo che noi siamo qui ancora prossima settimana con un nostro ultimo speciale di Municipio X alla seconda e poi ci rivedremo nuovamente a settembre. Grazie mille. Buona serata a tutti voi. Arrivederci.